Tanta gente in strada, tra vetrine, voglia di divertirsi con balli e musica sino alla mezzanotte. È stato infatti un trionfo di partecipazione per la 12ª edizione di Via Romani in Festa, tornata dopo 2 anni di stop. Tanti anni che c'è questo appuntamento in città e ogni anno riscuote tantissimo successo. Tutte le attività di Via Romana partecipano, sono coinvolte e aderiscono ogni anno con molto entusiasmo. A dare il benvenuto alla festa è stata Miss Reginetta Over Junior. Michela Albiani, con addosso corone e fascia da Miss, ha tagliato la torta e una maxi schiacciata. Via Romana per l'occasione si è così trasformata nuovamente in un'isola pedonale tra musica, balli e shopping. Abbiamo dei quartieri molto popolosi sia per antropizzazione che per dimensioni, quindi diventano quasi delle frazioni, dei piccoli paesi, e quindi queste occasioni fanno accrescere il senso di appartenenza a questi micro paesi. E queste occasioni, che poi peraltro questa è 2 anni che era ferma la festa, quindi è una ripartenza, è l'ultima in ordine cronologico di tante ripartenze, che segna il ritorno alla normalità, e sono cose che poi alla fine fanno bene non solo ai commercianti che le animano, ma anche alla gente del quartiere. Già rinnovato l'appuntamento per la 13ª edizione del 2023. È il modo migliore per ovviamente festeggiare una stagione che ha dato grandi soddisfazioni, anche con presenze turistiche che sono aumentate molto e attività che hanno finora avuto delle ottime performance, che però ovviamente sono alle prese con grandi preoccupazioni legate a tutto quello che sta accadendo in questi giorni, in queste settimane. Quindi a maggior ragione va riconosciuto e va fatto un plauso a chi ha tanta voglia comunque di stare al pezzo e di tenere le saracinesche alzate, inserite in una comunità dinamica e vivace come questa. Vivo, vivo.